Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Un'azione che può sembrare insignificante, come il battito delle ali di una farfalla, può causare qualcosa che non ci aspettiamo, innescando processi a catena che non avremmo mai e poi mai pensato. Anche lo scienziato Edward Lorenz era di questo parere. Egli, attraverso numerosi studi e prove, dimostrò che delle piccole condizioni iniziali producono grandi variazioni nel comportamento a lungo termine nel sistema. Ciò vuol dire che ogni azione nel mondo comporta un effetto irrilevabile oppure distruttivo. Perciò il battito delle ali di una farfalla può provocare, dopo un lasso di tempo imprecisato, anche una tempesta, un uragano o addirittura un cambiamento climatico, non solo in una zona precisa, ma anche in tutto il pianeta. Lorenz definì tutto questo effetto farfalla, The Butterfly Effect in inglese, durante una conferenza del 1972. Si pensa che il nome effetto farfalla derivi da un racconto fantascientifico di Ray Bradbury, Rumore di tuono, nel quale gli uomini erano in grado di viaggiare nel tempo attraverso delle particolari macchine per safari. Proprio in quest'epoca, schiacciando inavvertitamente una farfalla, un tizio causerà disastri che interesseranno non solo il suo presente, ma anche quello di tutto il genere umano. Altri riferimenti sul Butterfly Effect li troviamo nel mondo dei videogiochi. Infatti, sono nati molti giochi dedicati a ciò. Tra i più famosi troviamo Life is Strange e Until Dawn. Entrambi i giochi sono basati sulla trama e sulle scelte che noi compiamo. Infatti, le scelte modificheranno radicalmente la trama, rendendo il tutto a sorpresa. A quanto pare esiste una particolare sintonia tra la crescita personale e le farfalle. Forse è perché molti di noi si sentono come dei bruchi e non aspettano altro che liberarsi dai loro bozzoli e librarsi in volo con leggerezza. Applicando però l'effetto farfalla alla nostra vita, quelle piccole variazioni non sono altro che le nostre scelte quotidiane. Brian Tracy ha spiegato questo concetto in un modo molto efficace. Tu sei dove sei e ciò che sei a causa di te stesso. Tutto ciò che sei oggi o che sarai in futuro dipende da te. La tua vita attuale è la somma delle tue scelte, decisioni e azioni fatte fino a questo momento. Puoi plasmare il tuo futuro modificando i tuoi comportamenti, puoi fare scelte nuove e prendere decisioni che siano più coerenti con la persona che vuoi essere e con le cose che vuoi realizzare nella tua vita. Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Se questo video vi è piaciuto, vi invito gentilmente a mettere un mi piace, che dimostra che il mio lavoro è stato apprezzato da voi. Se il video comunque vi è piaciuto, vi invito anche a iscrivervi al canale e soprattutto a condividere il video. Ragazzi, sono felicissimo di tante cose, soprattutto del risultato ottenuto nell'ultimo video. In una settimana ho ottenuto ben 156 visual e per me è tantissimo. Un'altra cosa, volevo ringraziare un'amica mia che ha fatto questo disegno che vedete come sfondo e come immagine anche del video. Quindi ti ringrazio di cuore, spero di avere altre immagini così, perché per me sono davvero stupende. Quindi ragazzi, come ho detto, il video si conclude qui. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e mi raccomando, suggeritemi cosa fare nel prossimo video. Ciao a tutti!